Benvenuto nella rubrica per l'ACT per iniziare la tua settimana in modo consapevole e significativo con la Mindfulness e l'ACT. Quando ci troviamo a soffrire per un dolore fisico o emotivo, la prima cosa che ci viene da fare è quella di liberarcene. Trovare la soluzione migliore che ci consenta di farci passare il prima possibile questo dolore, questa sofferenza. Ma la verità è che non esiste una scorciatoia per il dolore, ma possiamo trovare una via attraverso la consapevolezza e l'autobenevolenza. La consapevolezza, cioè la capacità di osservare, di accorgerti, di essere presente a quello che stai provando di spiacevole, e l'autobenevolenza, cioè trattarti con gentilezza e compassione in quel momento di difficoltà. Pensa per esempio a quei momenti in cui stai affrontando, hai affrontato una delusione, una rottura, una perdita o una qualsiasi tipo di sofferenza fisica o emotiva. Hai forse cercato subito di ignorare il dolore, di fartelo passare, di nasconderlo, di non provarlo? E sai quanto sia difficile? Probabilmente non ci sei riuscito, o se ci sei riuscito non per molto tempo, non in modo definitivo, perché è come cercare di coprire una ferita senza curarla davvero. L'ACT ci insegna che la consapevolezza è la chiave numero uno per iniziare appunto il processo di guarigione. E si tratta di iniziare a guardare dentro di noi quello che sentiamo, quello che proviamo, e anche essere disponibili a provare sofferenza senza giudicarla e senza giudicarci. Perché il dolore è parte integrante della nostra esperienza di esseri umani. Tutti ci troviamo a soffrire in qualche momento della nostra vita, perché non siamo sulla stessa barca, ma siamo sicuramente nello stesso mare, che a volte porta con sé tempeste. Quindi osserviamo le nostre sensazioni, quello che senti, quello che provi, che sia fisico o anche appunto più a livello emotivo, senza cercare di evitarlo o reprimerlo, ma accogliendole con gentilezza, con disponibilità. Quindi ti invito oggi, in qualsiasi momento della tua giornata, di questa settimana, quando ti accorgi di stare provando qualcosa che non ti piace, quindi qualsiasi tipo di sofferenza o dolore, fermati un attimo e prendi un respiro profondo e ascoltati, osservati, sia come sensazioni fisiche che anche come espressione o sensazione emotiva, che sia rabbia, tristezza, ansia. E prenditi un attimo proprio per osservare cosa c'è, perché quella è l'unica possibilità che hai, ti stai dando l'occasione di fare qualcosa per te. Se non ascolti la tua sofferenza non te ne puoi prendere cura. Quindi il primo passaggio è la consapevolezza, sentire, ascoltare, osservare quello che stai provando e prendertene cura della tua sofferenza e quindi di te stesso, con autogentilezza, autocompassione, facendo quelle cose che sai che ti danno un senso di soddisfazione, di cura, di sostegno, che per ognuno può essere diverso, ma che soprattutto ti danno proprio quella sensazione di prenderti cura di te. Quindi affrontare il dolore con coraggio, ricordandoci che tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te, basta osservarlo e trattarti con gentilezza in quei momenti. Se questa ti è stata d'aiuto, puoi mettere un mi piace e iscriverti al canale per ricevere le prossime.